Nuove telecamere in città, 52, ad implementare quelle già esistenti e portando il totale a 121 per una città più sicura e contro gli atti vandalici. 14 sono a Piazza Duomo, 5 a Piazza Regina Margherita, 2 a Piazza Santa Maria Paganica e 31 al Parco del Sole. È il progetto della videosorveglianza che da tempo porta avanti il comune con l'assessore Fabrizio Taranta. All'accensione delle nuove telecamere nella sala operativa, il sindaco Pierluigi Biondi con il prefetto, il questore e l'assessore Taranta. Sono soprattutto lieto di salutare una rinnovata e ormai consolidata collaborazione con istituzioni come la prefettura e come la questura che ci accompagnano in questo percorso di città vivibile, ma anche di città sicura. Comune e Questura procederanno ad un protocollo d'intesa per regolare la modalità di gestione delle immagini e l'eventuale fornitura alle forze dell'ordine per indagini. Quando sono arrivato in questo territorio ho detto che L'Aquila sarebbe stato un laboratorio di iniziative, di esperienze, di espedienti e di verifica di tecnologie che possono essere applicate per la sicurezza dei cittadini. La sala operativa, così come è stata concepita, con una videosorveglianza diffusa sul territorio, rappresentano proprio questo. Io sono convinto che questa collaborazione interistituzionale, in particolare Questura, Comune, Prefettura, possa essere lo strumento necessario affinché sia sempre di più data tranquillità e serenità alla popolazione di questo territorio. Questa mattina, intanto, fuori la questura, è stato inaugurato il CIP posto dal Comune dell'Aquila in memoria di Giovanni Palatucci, questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau. Scoperta dal questore, una targa apposta sulla stele, benedetta dall'arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Monsignor Giuseppe Petrocchi.